Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, è nota come la città che muore. Infatti il colle di tufo su cui sorge è minato alla base dalla continua erosione delle piogge e del vento. Situata in posizione isolata, è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale in cemento armato, costruito nel 1965. Civita venne fondata 2500 anni fa dagli Etruschi ed ancora oggi il borgo ha un fascino tutto particolare, mantenendo intatta la sua architettura e il suo aspetto di antico borgo medievale. Raggiungiamo Civita di Bagnoregio al volante della Peugeot 308 1006 Blue HDI, berlina dal design moderno e dalla grande abitabilità. La 308 è soprattutto piacevole da guidare, l'ideale per il nostro giro alla scoperta della terra che fu degli Etruschi. Dopo aver visitato Civita, ci dirigiamo verso il lago di Bolsena, in direzione Monte Fiascone, splendida cittadina per decenni residenza papale. Con la nostra 308 percorriamo le strade degli Etruschi, tra colline e muri di tufo, scoprendo paesaggi di grande fascino attraverso un itinerario che ci permette di apprezzare le doti di elasticità e di silenziosità del motore. Il 1006 turbo diesel Euro 6 da 120 cavalli di questa Peugeot è vivace e spinge con fluidità già da 1800 giri. Ciò che sorprende piacevolmente il guidatore della 308 è anche la pulizia della plancia, l'assoluta mancanza di rotelle e pulsanti. Tutto infatti è comandato tramite il grande touchscreen. Sul cruscotto, visibile senza distogliere lo sguardo dalla strada, regna la simmetria. Con la 308 raggiungiamo Monte Fiascone, che dall'alto domina il lago di Bolsena. Subito ci si pone davanti la maestosa Rocca dei Papi, la cui costruzione fu avviata nel 1207 da Papa Innocenzo III, nell'area dell'antico castello. La rocca per quasi tre secoli fu dimora papale e ancora oggi è testimone dell'antica potenza della Chiesa. Dai giardini della rocca, inoltre, si domina tutta la città, ma soprattutto la maestosa presenza della Cattedrale di Santa Margherita, costruita per volere di Papa Urbano V. Dall'abitato di Montefiascone scendiamo infine verso le rive del lago di Bolsena, seguendo una strada che ci consente di mettere alla prova la validità delle sospensioni, che non deludono. Lo smorzamento degli ostacoli, buche, tombini o asfalto dissestato che siano, non sono mai un problema, nonostante i pneumatici ribassati e i cerchi da 17 pollici. Sulle rive del lago di Bolsena, il bacino di origine vulcanica più grande d'Europa, con una larghezza di 11 km, termina il nostro breve viaggio tra le testimonianze degli Etruschi e quelle dei Papi, a bordo della 308, che si è rivelata un'ottima compagna di viaggio, silenziosa, confortevole e, cosa non da poco, parca nei consumi.